Buongiorno, il progetto che vi presentiamo è in fase di sviluppo ed è un'idea che nasce dalla Macina di San Cresci, un'associazione culturale con sede all'interno di una delle pievi più antiche del Chianti, del secolo X. Dopo un lungo restauro dell'immobile storico, abbiamo voluto far rivivere questo luogo e aprirlo al mondo, al contemporaneo, con la nascita di una residenza per artisti internazionali. La macina di San Cresci, questo è il nome dato proprio per la grande macina delle olive al suo interno, è oggi un crocevia di artisti, un luogo di incontro e di confronto, di produzione di arte contemporanea in tutte le sue forme. Una residenza per artisti ha un valore culturale, ovviamente, ma è anche a sua insaputa uno straordinario strumento di promozione turistica ed è una divulgazione incisiva. Proprio perché l'esperienza di soggiorno è vissuta da un artista che capta suoni, rumori, colori e poi li trasmette in maniera non codificata. Il lavoro svolto dagli artisti qui spesso si trasforma in prodotti editoriali o mostre nel proprio paese. Ne sono state organizzate in Australia, a Berlino, a Washington e anche adesso è in corso una mostra di pittura sul Chianti a New York. E questo è un fenomeno che attualmente avviene in modo assolutamente naturale e spontaneo, ma certamente possiamo farlo diventare sistema. E come? Semplicemente offrendo delle borse di studio che, se pilotate, possono divenire produttive e finalizzate ad una maggiore produzione della Toscana nel mondo. In questo contesto nasce quindi il progetto Slow Road. La nostra esperienza professionale è il design e uno dei compiti del design è rispondere a dei bisogni. Slow Road è un progetto pilota, un format replicabile in altri luoghi e altri territori, un progetto che fa rete e crea interrelazioni, come nel nostro caso tra enti locali, università, giovani e attività produttive. L'area che abbiamo preso a Campione è un anello di circa 8 chilometri e congiunge Greve in Chianti, il Museo di San Francesco, Montefioralle, la Pieve di San Cresci e Zano. Ma consideriamo quest'area Campione come un nucleo da cui si irradia realmente e digitalmente un reticolo che connette luoghi, esperienze, persone, in cui il turista diventa attore. I nuovi percorsi attrezzati andranno quindi a interferire con altri circuiti già precostituiti, proprio come isole che si intersecano per la valorizzazione del patrimonio regionale, ma anche per la costruzione di nuove visioni e interpretazioni da parte dei fruitori. Sappiamo tutti che il sistema della mobilità dolce è riconosciuto come uno strumento di percorrenza privilegiato, sia perché per sua natura non impatta sul territorio attraversato, sia perché la ridotta velocità di attraversamento consente una percezione del paesaggio che ne valorizza le componenti più minute, le diversità, le identità che ovviamente sfuggono ad uno sguardo più veloce e distante. Il nostro percorso Campione presenta già un grande interesse dal punto di vista paesaggistico, architettonico e storico. Ma immaginate di percorrerlo e di scoprire accanto alla storia del passato il contemporaneo. L'area gode già di un flusso di visitatori interessati alle emozioni del bello e questa è un'esigenza spontanea che nasce proprio dal desiderio di vivere un luogo poggiando i piedi su di esso. Cosa si prefigge quindi il nostro progetto? Di dare una risposta a queste necessità attraverso la creazione di opere di design, arte per essere usata, tese a valorizzare un materiale locale, la terracotta. Questo percorso quindi potrà essere considerato nient'altro che un lungo percorso museale all'aperto, e aperto, fruibile sempre, dove gli elementi di arte si mescoleranno a quello che è il piacere di vivere l'ambiente naturale.
Il turista che si muove a piedi o in bicicletta, colui che farà trekking ed esplora un territorio, ha un bisogno primario, che è quello di sostare in un luogo, viverlo come parte di esso. Ecco allora le contaminazioni di arte contemporanea. Esse rispondono ad un'esigenza e nello stesso tempo contestualizzano temporalmente. Creare accoglienza della persona che si muove su un percorso deve essere una priorità oggettiva. Il video che ora vedremo è una sintesi di quelle che sono le azioni che faranno parte di questo progetto. È un insieme di immagini che vi mostrerà l'insieme dell'organigramma. Andremo a progettare e realizzare quattro aree relax in cotto. Sono stati individuati quattro punti panoramici in cui è naturale soffermarsi e gli studenti dell'Università di Firenze hanno iniziato lo scorso ottobre un seminario specifico su questo progetto. Nella fase preliminare hanno prodotto una ricerca sugli aspetti storici, di tradizioni, di caratteristiche del territorio e alla fine del corso forniranno i progetti esecutivi delle aree. Ognuna poi delle quattro fornaci storiche di Impruneta realizzerà le opere. Ricordate, arte per essere usata. Verrà prodotta anche una mappa cartacea con la localizzazione delle aree relax, gli edifici di importanza storica presenti sul percorso, gli atelier di artista già presenti nell'area di intervento, con contatti e orari di visite ed eventuali servizi che gli stessi artisti vorranno riservare ai turisti. Sulla mappa poi sarà visibile anche tramite un QR code, un'applicazione, un diario digitale realizzato da due artisti newyorkesi. Sono 30 videoclip, uno al giorno, che testimoniano i suoni, i colori, i luoghi del territorio attraverso gli occhi di questi due artisti. E tutto questo farà parte poi di una piattaforma digitale ed inviterà i turisti a fare altrettanto e a mettere in rete le proprie emozioni sul percorso. Sarà quindi una vera interrelazione. Un libretto sarà realizzato che conterrà informazioni relative al percorso, dalle notizie storiche ai soggetti coinvolti nel progetto e sia il libretto sia la mappa saranno scaricabili online dal sito internet dedicato. Ma questo percorso sarà un work in progress, nel senso che sarà arricchito nel tempo da nuove opere e installazioni e anche dal contributo di altri artisti. Due artisti hanno già lavorato al progetto e sono un fotografo argentino che ha realizzato una serie di 11 fotografie d'autore, rendendoci un'immagine del Chianti in maniera non stereotipata. E un'altra è una filmmaker tedesca che ha interpretato con un video di animazione la leggenda del Gallo Nero. Questo, come abbiamo detto, è un progetto pilota e vuole essere anche una metodologia di lavoro aperta ad altri territori. È un metodo di indagine e di restituzione per ottenere dei risultati tangibili. Noi ci rendiamo quindi disponibili a collaborare anche con altri gruppi di lavoro affinché questa rete si arricchisca e diventi veramente un network di buona accoglienza con un occhio sul contemporaneo. Grazie.